Dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. Noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù, Signore. Paolo spiega che grazie allo Spirito Santo capisce la parola di Dio, le parole di Gesù. E allora annuncia con libertà questo messaggio d'amore. Perché, dice lui, non è un'idea mia. E non mi faccio fermare dalle vostre critiche, dal vostro considerarmi uno che non sa parlare bene a confronto con quei super apostoli che parlavano bene. Ma guarda caso imponevano sulla gente delle regole in più, delle cose che il Vangelo non chiedeva. Mentre lui annunciava quel Vangelo che dà la libertà, che solo la fede ci salva e non le opere. Vedete, se sei guidato dallo Spirito Santo, sei libero dai condizionamenti degli altri, dai giudizi della gente, anche se tutti ti criticano, ma lo Spirito Santo ti spinge a fare quello che ti chiede, non importa. Noi siamo guidati non da leggi che ci vengono imposte da fuori, non siamo schiavi di ordinamenti di cui non siamo convinti e non condividiamo. Noi siamo guidati dalla voce dello Spirito Santo, che ripete le parole di Gesù, facendocele comprendere in tutta la sua bellezza, parole di vita, di gioia, ce le rende attuali, ci insegna a viverle e ci dà la forza per metterle in pratica. Ma occorre piena disponibilità ad ascoltare lo Spirito Santo, pronti anche a cambiare la nostra mentalità, perché non dobbiamo neanche confondere lo Spirito Santo con quelli che sono i miei pallini o il mio orgoglio, i miei schemi. Sempre lo Spirito Santo è novità. Ogni volta che siamo tentati di assuefarci a modi di agire non secondo il Vangelo, impariamo a dir sì a Dio, che ci dice la verità, e no a quello che è contrario. Ogni taglio, ogni potatura, ogni no al nostro egoismo, forse ci farà male subito, ma sarà sorgente di luce nuova, di pace, di gioia, di amore, di libertà interiore, di realizzazione di sé. È proprio vero, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E la libertà che ha trovato un funzionario delle Nazioni Unite durante il suo ultimo incarico in uno dei paesi dei Balcani. Le missioni che gli venivano affidate rappresentavano un lavoro gratificante, sebbene estremamente impegnativo. Una grande difficoltà erano i prolungati momenti lontano dalla famiglia. Anche quando tornava a casa era faticoso lasciare sulla porta il fardello del lavoro nel quale era coinvolto e dedicarsi con animo libero ai bambini, alla moglie. Improvvisamente il trasferimento in un'altra città, sempre nella stessa regione, dove è impensabile portare con sé la famiglia, perché nonostante gli accordi di pace appena firmati, le ostilità continuano. Cosa fare? Cosa vale di più, la carriera o la famiglia? Ne parla a lungo con la moglie,
con la quale da tempo condivide un'intensa vita cristiana. Chiedono luce allo Spirito Santo e insieme cercano la volontà di Dio per la loro famiglia. Infine la decisione, lasciare un lavoro così ambito. Decisione davvero insolita in quell'ambiente professionale. La forza per questa scelta, racconta lui stesso, è stata frutto dell'amore reciproco con mia moglie, che non mi ha mai fatto pesare i disagi che le procuravo. Da parte mia avevo cercato il bene della famiglia al di là delle sicurezze economiche e della carriera, e avevo trovato così la libertà interiore. Ecco, vedete come lo Spirito Santo ci guida sempre alla libertà. Ma è come si manifesta lo Spirito Santo nella comunione, proprio perché nel dialogando tra marito e moglie, in quell'amore reciproco, hanno avuto la luce e anche la forza. Gesù nel Vangelo ci dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei. Quella giustizia superiore è quella giustizia capace di amare. Nel Vangelo di oggi Gesù ci chiede non solo di non uccidere. Qualche volta, no? Qualcuno dice: ma io non ho fatto peccati, non ho mai ammazzato nessuno. Meno male, è già qualcosa, è già un inizio, Però, qui ci dice di più, ci chiede di non lasciare spazio all'ira, di non ferire con le parole, di non umiliare, di cercare la riconciliazione addirittura prima del rapporto con Dio, altrimenti Dio ci può condannare, l'avversario, L'avversario in questo caso è Dio, con cui camminiamo passo a passo. Allora, per avere un buon giudizio da parte di Dio, amiamo i fratelli, che funziona sempre. Ecco, leggiamo proprio questa proposta scioccante di Gesù. Se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Gesù vuol provocare una vera rivoluzione. Se queste parole fossero vissute da tutte le persone del mondo, si avrebbe la pace per sempre. Gesù immagina che un israelita si rechi al Tempio per offrire a Dio il suo sacrificio. Oggi noi potremmo pensare a un fedele che va in chiesa per assistere alla messa. L'offerta del sacrificio per l'israelita del tempo di Gesù, come del resto la partecipazione alla messa per i cristiani oggi, rappresenta il momento più importante, l'espressione più alta del suo rapporto con Dio. Ebbene, dice Gesù, usando un linguaggio paradossale per sottolineare l'importanza davanti a Dio del pieno accordo tra fratelli, se, mentre stai per offrire il tuo sacrificio, ti ricordi che c'è qualche disarmonia tra te e il tuo prossimo, interrompi il tuo sacrificio e vai prima a riconciliarti con il tuo prossimo. L'offerta del sacrificio, infatti, e per noi cristiani la partecipazione alla messa, rischierebbe di essere un atto vuoto di contenuto se si fosse in disaccordo con i nostri fratelli. Il primo sacrificio che Dio attende da noi e che ci sforziamo di essere in armonia con tutti. Con questa esortazione sembra che il pensiero di Gesù non presenti novità sostanziali rispetto all'Antico Testamento. I profeti, infatti, avevano già anticipato questo concetto. Dio preferisce l'amore verso il prossimo, dicevano, la misericordia, la compassione verso i deboli, alle vittime offerte a Lui in olocausto. Quando i sacrifici vengono offerti da persone le quali opprimono i poveri, egli li respinge come un abominio, dicevano. Anziché essere un atto di lode, diventano un insulto a Dio. Ma la novità forse qui sta che Gesù afferma che dobbiamo essere noi a prendere l'iniziativa perché sia costante la buona armonia, perché si mantenga la comunione fraterna. E spinge così il comandamento dell'amore del prossimo
fino alla sua radice più profonda. Egli non dice infatti: se ti ricordi di avere tu offeso il fratello, ma se ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te. Per lui il fatto stesso di restarsene indifferenti di fronte alla disarmonia nella comunità, anche quando di questa disarmonia fossimo responsabili noi, oppure che fossero gli altri, è la stessa cosa. Non dobbiamo andare a Dio senza aver cercato la riconciliazione. Gesù vuol metterci in guardia quindi non soltanto contro le più gravi esplosioni dell'odio, ma verso ogni espressione e atteggiamento in qualche modo che denoti mancanza d'amore verso i fratelli. Come mettere in pratica questo? Dovremmo cercare di non essere superficiali nei rapporti, ma frugarne gli angoli più riposti del nostro cuore. Faremo in modo di eliminare anche la semplice indifferenza o qualsiasi mancanza di benevolenza, ogni atteggiamento di superiorità, di trascuratezza verso chiunque. Normalmente si cercherà di riparare uno sgarbo, uno scatto di impazienza, con una domanda di scusa o un gesto di amicizia. E se a volte ciò non sembra possibile, ciò che conterà sarà il mutamento radicale del nostro atteggiamento interiore. Ad un atteggiamento di istintivo rigetto del prossimo deve subentrare un atteggiamento di accoglienza totale, piena, di accettazione completa dell'altro, di misericordia senza limiti, di perdono, di condivisione, di attenzione alle sue necessità. E così il nostro rapporto con Dio naturalmente si ingrandirà, perché il fratello, la sorella è la strada per arrivare a Dio. Mi ricordo di un episodio di Don Sergio, che un giorno stava per preparare la messa e arriva una persona a fare una richiesta mentre stava per cominciare, e allora l'ha trattato un po' male, insomma, con impazienza, e allora la signora si è offesa. Allora poi Don Sergio stava già vestendosi, si è svestito, è andato per la strada a cercarla, era a Venaria, proprio la chiesa è proprio nella piazza più bella di Venaria. Signora, signora, non posso dir la messa se non ci riconciliamo, no? E allora poi quella signora si è messa a piangere, e da quel momento è stato un bellissimo rapporto, si è avvicinata di nuovo a Dio grazie a questo gesto di umiltà. Quindi sono cose difficili certamente da vivere, quelle che ci chiede Gesù, però vedete, basta iniziare, basta fare un piccolo passo e il Signore fa il resto. C'è poi da dire che Gesù parla, attenzione, delle piccole cose, dei piccoli gesti quotidiani, dei piccoli screzi. Non sta parlando delle grandi cose, attenzione. Perché il Vangelo si vive nelle piccole cose. I muri tra noi nella comunità si creano in piccole invidie, in piccole cosette, capite? Perché poi è chiaro, ci sono dei casi, la persona per esempio se vai ti fa del male, non ci devi andare, no? Perché ci sono proprio anche dei casi di violenza, di cose, e lì l'unica è la preghiera, no? Certo, non sta parlando, noi subito applichiamo queste parole di Gesù ai casi limite, non è lì che si gioca, ma nei casi quotidiani, perché è proprio con le persone che tutti i giorni incontri, con quelle che si vive gomito a gomito, che è facile che si crei qualche giudizio, allora lì dobbiamo veramente rinnovare sempre questa comunione. È questo che vuole Gesù, non ci chiede allora, ci chiede di fare dei passi concreti, ma ce lo chiede nelle piccole cose. Gesù non dice mai comincia dalle grandi, eventualmente se arriverà qualcosa nelle grandi cose arriverà per grazia sua, senza che l'hai programmato tu, no? A te chiede i piccoli passi, le piccole cose, e niente sensi di colpa in questo campo qui, perché siamo tutti all'ABC, sempre nella carità verso gli altri.